Ciao a tutti da Iota e bentornati sul canale. Oggi proveremo Viola, l'eroina della melodia. Ringrazio vivamente Jel Van Dorn, spero che l'abbia pronunciato bene, per la fake key, e andiamo a provare questo gioco di cui non ho mai prima d'ora provato, giocato. Allora, infatti è una preview. La prima cosa da fare è andare in audio, perché mi sta distruggendo i timpani, e poi tornare indietro, ma credo che lui voglia che io giochi col joypad. Ah, no, c'è il keyboard. Perché non posso giocare con Alternate Z? No, vabbè, non... jump, ok. Io vorrei giocare con... submit, meno submit, X, Q e tab. Ok, proviamo a giocare con la tastiera e non col joypad. Quindi dopo che ho fatto questo, io cosa faccio? Così, così, così. Ah, ok. Oddio, è tornata la musica alta. Ok, rifacciamo di nuovo. Ok, no. No, aiuto. Non l'ho capito. Ok. Non... no. C'è qualcosa che non mi sfugge, signori. Molto probabilmente dobbiamo per forza giocare col joypad. Ok, col joypad. Via, B. E... No. Save and exit. New game. Oh, finalmente ce lo dice. Voglio provare con la tastiera. Ok, ci dice come giocare. Andiamo di joypad. Avanti. Facciamo questo step avanti. X control, Xbox controller. Io non ho mai giocato col joypad, sono uno che gioca sempre con la tastiera. E bando alle ciance, e ciancia alle bande, playiamo. Vabbè, abbiamo una citazione di Stephen King. Jeffrey J. Lloyd. Era chiamato Sei solo a violino senza basso accompagnato. Bach scrisse violino l'assolo di violino senza accompagnamento. E andava bene per me, giusto? Penso. Mamma gli sarebbe piaciuto. Tutto ciò che devo fare è suonare da sola. Solamente suonare. Perfetto. What? No, Stefano. Madonna, mi è velocissimo. Faccio schifo a suonare. Ok. Stavo solo provando. Come ieri. E ancora di nuovo. Allora, ma è velocissimo. Ma è velocissimo, però di nuovo. È troppo veloce. Ok, faccio schifo. No, gli strumenti non si rompono. Bravo. Per quanto io possa suonare e praticare tantissimo e duramente, non ce la faccio. Non c'è in italiano, sarebbe bello in italiano. Quella frase era proprio scritta in italiano, eh. Deve essere in inglese.
Violino, violino. No, non sono riuscito a leggere. Cosa sta succedendo? Suono molto brutto, questo SFX, però... Ah. Ui. What? Dove sono? Non lo so. Ah. Attenzione. Ah, ma è un platform? Lui... C'è il doppio jump, il doppio salto. Ma non c'è la lingua... main menu, inventario, change party, songbook, inventory, current status. Ok, magari c'era la lingua in italiano. Non lo so. Ok, sono andato a controllare e no, è solo in inglese. Character status, ah beh, ho capito, perfetto, esperienza. Resume game, andiamo. Salto, salto, salto. Capriola. Gli altri tasti non fanno... Che cavolo è? Un mostro? Aspetta, no, stai indietro. Ti ho avvertito, si disse Viola. Ma chi è? Non c'è più problema di preoccuparsi. E gli ho dato una zampata e l'ho ucciso. Il nome è Fenris. Fenris. Qual è il tuo nome, amica? Eh? Chi sei? Cosa sei tu? Che rude. Non ho mai visto... Non hai mai visto un lupo prima d'ora? Non uno che parlasse. Bene, la prima volta per... Cioè, la prima volta per tutto. Qual è il tuo nome? Viola. Ah, che nome carino. Hai bisogno di aiuto? Ma gli cola il moccio dal naso al lupo? No. No. Ah, ok. Allora me ne vado di nuovo da questo... Più in profondità nella caverna oscura. Piena di pericolose creature. E se i miei nuovi amici decidessero di seguirmi, così lei può stare in salvo? What? Che cosa ho letto? Boh, non lo so. Ok, well, that be just fine with me. Ok, bye bye. Se n'è andato. Ci ha abbandonato perché noi gli abbiamo detto che non avevamo bisogno del suo aiuto. E quindi, giampo, giampo. Ah, c'è di nuovo lui. Ma... Uè, lui saltoni, saltoni. Adesso ci spiega come saltare, fare il doppio salto, sicuro. E adesso? Mo? Non ci ha spiegato come saltare il gioco. Come si fa a saltare? No, così. Ah, ok, aspetta, aspetta, No. No, devi spiegare... Gioco, come si fa a saltare col doppio salto? Signori... Sono rimasto bloccato. Basta, ho finito il gioco. Come si fa a saltare col doppio salto? Non si salta. Vi giuro che non lo so. Non ce lo spiega. Io vado qui, faccio questo e lui non salta. Me ne torno indietro. Qua faccio il super salto. Ma lei fa sluff quando arrivo qua. E se saltassi così? No, voi dite, ma che stai facendo, Yota? Non sai saltare? No, non so saltare. Perché quando tu vai qua e fai il doppio salto, lei si spinge dall'altra parte, ma non ci arriverò mai dall'altra parte, a meno che... Vedi? Aspetta, e se facessi così? No. Faccio così, porto in su, porto in giù, su due gesture. Questo qua fa la stessa cosa, questo salto. Ok, sono andato a guardare i menu. Scusate, sono andato a guardare i comandi. E naturalmente A e il jump, solamente questo. Ora, quello che il problema è che quando vado indietro nel menu, ritorna. Non ha salvato e quindi mi devo rifare tutto da capo. Vediamo se... aspetta! Lui fa il doppio salto, come fai? Allora, siamo di nuovo qua. Ok, lei fa la scivolata. Da qua. No, no. Signori, non si riesce a saltare. Aiutatemi. Se porto in giù in basso, no. Se lo premo piano piano, se lo tengo premuto, salta di più. Quindi, non lo so. Adesso ce l'ho fatta. Aspetta, aspetta. 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 No. No, voi dite, vabbè, ma fai così e poi ritorni indietro. Non funziona. Questo riesco a saltare. Secondo me manca un tutorial, qualcosa del genere. Non lo so. Sto impazzendo.
Ok, stai ferma, per favore. Come si fa, per favore? Aiutatemi. Ha fatto un salto più salto del salto, questo. Cioè, com'è il comando per saltare più salto? Cioè, con la rincorsa, forse con la rincorsa. Ci proviamo, corro. No, lui ha fatto... Forse devo fare triplo tipo one, two... sì, forse, vediamo. One. Ah, ok, l'ho scoperto, signori. Madonna mia, ce l'ho fatta, sì. Allora, praticamente devi fare un salto consecutivo, non ti devi fermare. È tutto in consecutiva. Quindi dovete saltare sempre in consecutiva, altrimenti fallisce. E mo qua? Adesso lui mi aiuta. Non sono sicuro che riesco a salire su. Seguimi, dopo tutto, eh? Questa caverna solo va in una strada, in una sola strada? Ci sei quasi. Bene, hai fatto questo fino adesso, adesso fai un triplo jump là, come prima e ti prenderò come triplo jump. Un, due, e petto, petetto. Ah, ok, da qua quindi. Uno, due, e no. Caro mio, è il triplo jump. Uno, due, triplo jump. Ah, è complicato il jump. Triple jump è complicato, devi saltare tre volte. Presa. Ce l'ho fatta. Così non necessiti il mio aiuto. Non hai bisogno del mio aiuto. Bene, ok. Andiamo avanti, andrò avanti. Aspetta, forse fino a quando non riesco a uscire da questa caverna. Certamente. Se proprio vuoi. Si è unito al party in... E 3, questo qua è quello forte. Ok, adesso. Ferma, c'è uno slime più avanti. Non è una grande sfida, un grande problema. Me ne occuperò io. Tu stai dietro. Stare seduta dietro. Io non posso combattere. Lasciami combattere. Ah no, aspetta, io non posso lasciarti combattere da solo. Ok, sono il giusto slime. Non tanti problemi. Vabbè, dai, va, facciamolo, va. Tu dovresti mostrarmi come combattere, no? Se ci sono dei mostri, la mia vita è in pericolo. Bla bla bla. E tante... Sì, lo so che sta dicendo altro. Però il succo è quello. Ok, c'è qualche tipo di arma? Sì, questo. Caspita, un arco. Bene, funziona. Andiamo. Attacchiamo. Battaglia dietro di te. No, dai. Combattere è facile, Viola. Quando è il tuo turno, scegli un attacco e seleziona l'obiettivo. Fare più danno tenendo premuto il danno... Poi, scusate, ma è difficile tradurre in automatico. Ok, fai più danno premendo correttamente il pulsante quando l'oro si sovrappone al cerchietto. Ok, quindi questo. Ok, scusa, pensavo che fosse al centro. Bel colpo. Grazie. Beh, questo mostro prende abbastanza danni e buttiamolo giù. Ok, adesso tocca a lui. Attacchi con questo. X, Y. Ah, ok, quindi è un time event della Madonna. Tipo, ok. Quando raggiunge a zero. Naturalmente muore quando arriva a HP. Raggiungono zero. Quindi potremmo fare altri attacchi. Perché quell'iconcina lì con la spada. Lui, X, B. Era meglio con le tastiere, però la tastiera è molto più facile. Ma quanti ne ha? Y, X. Ah, perfect. 10 punti. Quindi è un turn-based event platform RPG e tanta roba. Ora, questa cosa qua, io il platform, cioè, signori, a me non piacciono. Proprio... Però, 1, 2, 3, fa il grande salto. Posso saltarlo? Boop. No. Bene, lasciamoci questa battaglia alle spalle. B, Y.
Si è fatta male, eh? Ma neanche ha toccato. Oh, bene. Premi la guardia, così tu puoi metterti in guardia. Ah, questo. Splash, splash, slime. Ok, se è quindi praticamente... esattamente, siamo in... Oh, ma io voglio attaccare però. 8 di danno. No, no, tu attacchi. Ah, era là. Ho sbagliato. Bene, attacca. Vai, Y, B. Kill them all. A, Y. Good. What? Ah, 25 punti di esperienza. Buono. Perché non si possono scegliere i nomi? Guarda, avete visto che ci sono le note? Questa è una nota, eh? Questa qua. Ok, abbiamo finito? C'è una pergamena di coso? Siamo salvi, c'è l'uscita. Oh, finalmente! È molto differente dalla mia uscita. Sembra come che qualcosa sia differente, sì, eh? Ok. I don't have any armor or weapon. Yet, here we are. Persi in una caverna. Non dovrebbe essere stato... facile entrare come il primo posto. Ok, non sono sicuro che cosa è successo. Ah, io so. I was at home, ero a casa e stavo provando a suonare. Esatto. Ah, qualcosa è andato male. Non so. Ma il violino ha creato una specie di portale. Poi, buh. Quello che so è che sono arrivata qui, rinvenuta qui, e adesso sono pronta a tornare a casa. Bene. Perché non apri questa porta? You can play, right? Questa pergamena, questo spartito, sul muro, apre la porta, l'uscita, e vai avanti e prova. Ok, ok. Io veramente non sono... Ah, non, proprio non vuole suonare più. Ok, l'aprirà lui. E adesso lei si rinnamora della musica, guardate. Sicuro. Wow, si è aperta. Abbiamo finito il gioco, signori. Perfetto, è stato bellissimo. No, beh, siamo usciti. C'è un portale strano sulla destra. Gioco salvato. So, per ricapitolare. Praticare a casa, il Dark Portale appare. Tu sei stato succhiato dentro e sei entrato dalla fine alla fine. Giusto, più un gigante fluffy dogman è apparso, che sarebbe lui. Beh, Mr. Dogman here might be able to help you. E bla bla bla. E tu sei andato in un grande buco nero e... Come è difficile mancarlo. E fino a mio... praticamente raccontano tutta la storia di cosa hanno fatto, cosa hanno fatto. E il portale, il black muro nero, che poi era black hole, e tutta sta roba. Ah, ma qua cambia. Ok. Un mio amico sapeva di una cosa, che due magica Watcha Macallist. What? Non lo so. Se lo sapete, scrivetelo nei commenti. Io non so cosa voglia dire. Comunque sia, dopo questa bellissima e grande favoletta, chi vive chi vive nei funghi? Andiamo nella foresta dei violini. E come vedete, infatti, ci sono i violini. E inizia il platforming. Ah, è questo? Non ho capito. Ah, qua. Cesta. La chest. Dammi qualcosa di figo. Voglio aprire. Interagisci. Madonna mia, questo suono ti ammazza perché è troppo forte. Ok, adesso ci abbiamo un combattimento che non si può skippare. Vai.
Hai aperto la cesta che noi abbiamo appena passato? Sì, ho preso una strana bottiglia. Ah, una pozione della vita. Va bene, lo sappiamo come funzionano. Non c'è bisogno che me lo spieghi. Non la voglio usare, non mi interessa. Per adesso siamo bene come stiamo. Perfetto. Just press the run button. No! Ci posso scappare via? Le mostre staranno ancora lì, tu sai. Ok. Per adesso combattiamo. Ah, questo è per sfuggire, la fuga. Ok. Perfetto. Vai. Non è male il combattimento comunque, eh? Ah, me ho sbagliato. Ok. P. Oh, perfect, good. Ok, lui è morto. Ah, ci sta facendo malino, eh. Ah? Ma ci saranno anche tipo gli attacchi magici e melodie e cose strane? Eh? È casuale, eh. È tutto casuale, cioè X, X. È tutto casuale. Ma ho fatto due perfect, gli ho fatto 8. Ehi, che è successo? Ho livellato! Ha livellato anche lui! Wow! Non è skippabile, non potete premere per togliere il level up. Quella paginetta ve la dovete tenere. Ok. E questo è un... Ma lì sotto c'era qualcosa. No, aspetta, che questo... Ah, non ci possiamo andare. Va bene, va bene. I soliti funghi. Ma c'è un grande fungo qua. Ma c'è una porta. Vediamo cosa c'è nella porta. Cos'è? Nico, ehi, Nico, sono io, sono qui. Nessuno è a casa. Forse è fuori. E di solito i gatti vanno via. Ma chi è? Oh, adesso questo incomincia a parlare come i gatti, no? Quindi fa gna. Paura, vero? DCI. Che sarebbe questo? Vabbè, supremo mago. Nico. Perché... Ok, avete capito perché si chiama Nico, vero? No matter your problems, big or small, my magic can solve it at all. Ok, andiamo. Come è fatto ad arrivare qui? Tutte le cose. Ok, dice... Ah, è entrato dalla finestra. Vabbè, ascolta. Ho un po' di problemi. Che succede? Viola, questo è Nico. Nico, questa è la mia nuova amica, Viola. Nice to meet you. Piacere di conoscerti. È piacere che qualcuno della mia altezza per una chance. Ah, perché è alta quanto lui? Me non abbiamo capito quello. Chance o change? Non me lo ricordo. Comunque c'è una cesta in alto a destra, a sinistra, l'ho vista, eh. Non sa come rispondere. Va bene. È un grande gatto per una grande storia, non lo so. Va bene. Si è venuto attraverso un portale. La stessa cosa è un buco nero nel cielo. Bla bla bla. E questo è il territorio di Vilna. Da dove vieni? Ah, Seattle. Proprio attaccato, eh. Ziadl. Non so cosa voglio dire in inglese, se lo sapete, ditelo voi. Ah, ok, ho capito. Adesso ve lo dico. Seattle. Lui è un gatto, quindi fa Ziadl. Non si riesce a dirlo. Quindi invece di dire Seattle, dice Ziadl. Va bene. Sì, è difficile. Ok, un ragazzo con una casacca da gatto e fa le cose magiche, i trick, che vive dentro a un grande... fungo. Ah, vuole allora lui dice che va bene, c'è tutta la storiella e poi dice voglio andare a casa a vedere il mio papà. E tutta questa storia qua. Ok, adesso dopo tutto questo, ok, scusami per non avere esperienze circa i viaggi dimensionali. Vabbè, non ha assolutamente idea di come abbia fatto a trovarmi qui. E quindi, Edge Mage. C'era qualcosa con Edge Mage, non mi ricordo. You know, dice, boh, potrebbe essere una magia particolare, non licenziata. Ok, va bene.
tutta una pappardella. E c'è pure Sylvain o Sylvan, il mago di Milano. Ah, ok, e le dimensioni nei viaggi. Comunque, tutto ciò che dobbiamo andare a fare è... che vuole vedere quel portale chiuso. Si è unito al nostro party. Però... come faccio a... cioè io potrei... c'è un libro. Ah, si può... così esco. Infatti. Sapessi. Così esco. Così entro. Così qua ci dice niente. Però aspetta. Uno, due, tre. Il triple jump, signori. E qui? Prima me lo dava cliccabile. Quanta cattiveria in questo gioco. Ok. Proseguiamo la nostra avventura. Aspetta, ma di là si poteva andare. Oddio, ma si è diviso... Neo. Uno, uno, due e tre. Uno, due e tre. Baongede. Ah, c'è il buco nero lì. Uno. Chest. Quindi 1, 2 e 3. Oppure salivamo dal muro. Ho trovato un miracolo. Una pozione magica. Ma c'è il danno alla caduta? Lo proviamo subito. No. Non c'è il danno alla caduta. Ma abbiamo trovato la super cesta. Super figa. Qui gli alberi che cadono. Magari c'era qualcosa di nascosto. Va bene. Abbiamo trovato un grande puffo. Quindi torniamo nella giusta direzione. E che dobbiamo fare qua? Ci dobbiamo buttare così? Non credo era la... giusto. Oh, usiamo un po' di magia. Vi premi il bottone magico. Il magic button. Vabbè, premi il pulsante per la magia e seleziona una spell, una magia dalla lista. Costerà ability point. Ma crescendo use CP. Crescendo punti. They are main powerful. They... ah, il crescendo tipo nella musica, il crescendo. Ogni magia ha il suo proprio set di input. Premi mesh oppure... ah, ok, lo premi. Lo smashi. Mesh boh. Oppure mantieni il pulsante come appaiono sullo schermo. Suona difficile. Nah. La magia non è niente come un silver platter. Just va bene. Sarebbe... no, questa è la pozione. Sarebbe questa la magia, quindi il violino. Viola blessing. Crescendo. Perfect strike. Non so come spostarmi però. Non mi fai spostare. Viola blessing. Vabbè. Proviamo. A. B. Ah, mi cura. Perfetto. Ogni spell ha il suo elemento. Differenti elementi vengono... ah, ok, va bene, ci spiega. Ok. Tipo, la mia water spell, la mia magia dell'acqua, non fa tanto contro i lupi. Come sei sopravvissuto fino adesso? Non ne ho idea. Bene, complimenti. Quindi se noi facciamo così, lui c'ha quella, ok? Quindi attacchiamo normalmente. Tipo così. Cioè in questi casi si fa così. Si ho sbagliato, era la X, ho premuto la... si va in attacco normale e gli si fa malino. Ma non sappiamo quanta vita ha lui? E il mago fa pochissimo di danno, eh? Ve lo dico già subito. Vai. Wow, 50 punti esperienza. Good. Ok, noi ci siamo buttati e siamo caduti fin qua. Che magari non era giusto da fare. Però qua c'è qualcosa. Ma che cos'è sta roba? Oh. Vabbè, parlano tantissimo. Però non ho capito che cos'era. Va bene. Lì si può risalire. Fatemi vedere un attimo una cosa. Chest! Basta, vista.
Ah, vabbè, qua uno, due. Cos'è quel cubone lì sotto? Le mie orecchie. Optimus Prime. Allora, facciamo così. Saliamo di qua. Voglio andare a combattere quel cubotto. Perché c'è il salto così? Almeno dimmi, tieni premuto il pulsante e faccio il salto. Invece il triplo salto non mi piace tanto. Ah, eccoli qua i cubotti. Che cosa ho fatto? No, il cubotto voglio attaccare. Mi devo ricordare sempre di premere i pulsanti. Più volte me lo dimentico io. Cosa ha fatto lei? Ah, si mette in guardia e quindi salva gli altri. Ma io non gli ho detto di fare la guardia. Sono abituato con gli RPG che tu premi e poi non devi fare più nient'altro. Invece qui devi proprio mettere a tempo le varie cose. Quindi fino adesso abbiamo un melee, un ranged e un mago. Di cui il ranger, che siamo noi, fa anche le cure. Invece il mago ha solo l'attacco d'acqua, che magari possiamo utilizzarlo con quel mostro lì. Ci proviamo adesso. Però non posso fare il crescendo. Vabbè, proviamo. Droplet. A X A B. 14. Ma è morto? C'è morto. È morto. Ma come muore male? Guarda gli occhi. Ok. Good. Questo abbiamo vinto. 105. A lui li rivive? Uno, due e tre. Piu! Piu! Quindi siamo risaliti. C'è un cubotto. Lì c'è un piccione. Già vede il piccione, no? Non c'è niente qua. No, non c'è niente. Il piccione era così, per bellezza. E facciamo un altro combattimento. No, ma l'ho premuto. È il joypad che non funziona. La lag. Ah, lui è rivivuto. Però c'ha poca... Ah, quindi lo devo curare praticamente. Ma si può curare in combattimento? Cioè, tipo se io facessi così, no? 10 HP. Ma no, è morto. Sì, non funziona. Dovrei fare così. Vabbè, tanto proviamo così. Ma l'equipaggiamento? Vai, attacca. Good, good. A Y. Perello 16, ma... Ma è un super lasore questo, mi fa malissimo, un super laser. Ciccio, sei la nostra unica speranza. Ah, adesso me lo fa. Nico crea Dragon Water Eating Single Enemy. Adesso mi sposta a destra e a sinistra. Prima lo faceva. Vabbè, proviamo. Dragon Arnash 2. Come failure? Ma che... Vabbè, ha fallito. Quattordici danno, ho vinto. Ah beh, se ho livellato sono full vita. La prassi è quella. Comunque, non so perché. Oh, chest, ho scelto il giusto. Abbiamo fatto la strada giusto. Quello che non capisco è tipo adesso io c'ho il mio party. Ah no, è tutto full vita adesso. Ok. 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 Possiamo fare l'attacco a sorpresa. Questo è giallo, questo è un boss, eh? Attacco a sorpresa, vai! Da dietro! No, due, tre, qua. Oh, ma che è, oh? Allora.
Viola strike a single enemy with a perfect hit, potenzialmente paralizzando loro. Tu, cosa devo fare? No, c'era la X dopo. Mannaggia. Proviamo lui. Shoot stream. A relaxing stream of water, heals or one alley. No. Proviamo un po' di robe, cioè... I'm greeting wizard ever. Ah. Meccanica strana. Lui cosa fa? Ferris rilascia una... la sua rabbia su un singolo nemico. Proviamo. A lui. Sono i pulsanti casuali. Wow, 96 di danno. Ferri è una potenza. Questi fanno malissimo, Poi. Viola Blessing. No, ancora no. Un singolo attacco a lui. Ah, sbagliato. Ho premuto la X invece che la... Singolo attacco a lui. A. Ah. Facciamo pochissimo danno, però. Singolo attacco a B. Oh, 20. Ho fatto un critical. Però lo fanno male, cane. Quindi viola blessingo. A viola blessingo. A. B. B. X. Buono. Ma mi ha recuperato 11 o... Vabbè. Lui. Ma cos'era? Però era bella, dai. Mi è piaciuta. 15 danno. Cioè, fighissimo lui. Fa tanto danno. Ferre. Nome già visto. Peccato. I nomi si... Per favore... Sviluppatore, fa sì che si possano cambiare i nomi. Sarebbe figo. Cambiare i nomi ai personaggi. Comunque, mi sto divertendo. Ottimo. Allora, noi siamo venuti da lì. Quindi andiamo di qua. Scendiamo così. Tatak. Tatanka. Tatanka. C'è un altro. Vediamo se riusciamo a fare l'attacco a sorpresa. L'attacco a sorpresa non funziona in questo gioco. Ok. Ma io mi devo curare, aspetta. Curiamoci da soli. Vai. Fa sempre 21. Io non l'ho capito. Vabbè, mi sa che è lui che deve curare, va. Lei, per favore, grazie. Ah, l'ultimo l'ho mancato. No, devo curare. Dobbiamo usare una pozione. Ma ci abbiamo la magic. Vai, magia. A lei. Riproviamo, Devo tenere subito premuto il tasto. 31. Bel, perfetto. Che accento, sembrava Barese. Un saluto a tutti coloro che vengono dalla Puglia. Buon cibo. A. Che non era tipo A, ma era il pulsante da premere. Vai. Sto incominciando a diventare bravino, però, Bah, chi lo dice? Chi lo sa? Bah, io credo di no. Ok, e qua sotto si può andare. No, aspetta, c'è un... avete capito il violino? È un campfire. It's a wish fire. Esatto, ci possiamo stare qui, ci protegge dai mostri e sicuramente è un checkpoint col violino. Però mi sa che ha bisogno di una musica. Sì, dobbiamo suonare. Aspetta. Fermi tutti. Perché lei non sa suonare. Sono seria. Io non posso farlo.
Non è capace. Poverina. Lo faranno solo loro due. Poraccia. Si è acceso. Ma sta a bruciare il violino però così, brutto. Ancora sveglia? Sì. Dispiace che mi sono unito a te praticamente. Dispiace che mi unisco. Dice no. E con questa bella canzoncina farò un attimo di silenzio su questo dialogo. Ok, siamo tornati, è stato un bel dialogo e dice è un party 3, prima o poi ce la faremo e saremo tutti insieme. Ma questi? Fermi tutti! Non è sicuro passare qui perché c'è un grande mostro. Dice quel grande buco nero sul cielo ha causato tutto sto disagio e quindi è pericoloso. Dice ma noi ce la facciamo, prova, ce la facciamo. Sì, dai, sono sicuro che tu ce la fai, passa pure. Vedi? Sol gemme, equip in the post menu, select in status. Ah, it's a diamond? No, solo can I use them gems to bring out our strength. Ah, boosta il potere della magia e della difesa. Bah, fico! Bene, proviamolo. Wow. Quindi, praticamente, se andiamo a character status... No. Ah, eccolo qua. Change... Oh, sol gemma. E Wolfa? Strength 4. Ma Wolf gliela diamo a cosa, invece? Character status... Non riesco a dirlo. Character status. Wolf. Se lo merita Wolf, no? Lui... c'è niente. Che brutto. Immaginette. Songbook. Non ce l'ho neanche una. Ah, puoi prearla. Inventario. Tutta roba. Va bene. E qua sotto? Non fatemi perdere niente, Ma di là non ci siamo andati poi alla fine. Possiamo tornare indietro? No, c'è un cannone lì. Sto qua? No. Cattivone. Prima chest. Stonewall Gem Unbreakable.
Character status non mi viene. Difesa 4. Vai, sparaci. Perfetto, perfetto. Combattiamo. Ah, ho sbagliato. Damn. Oh, 20, 20. Quante... Ah, appunto, dicevo. Quante c'hai, oh. Però adesso dovremmo fare più danno. Infatti abbiamo fatto 16-17. Questo fa 8. Fa pochissimo di danno lui. Dobbiamo dargli una gemma. Tipo, le gemme sono un po' come le materie su Final Fantasy. Non ho detto niente. Ok. E quello? 2, 3. Quello è un brutto mostriciattolo. 2, 3. E poi saltiamo. Questo adesso ci dirà di stare attento a quel mostro. Grazie per avermi salvato. Stai cercando per un capitano. Vai avanti. È così pesante. Ah, ok, per... basta portare in basso. Allora questo è pericolosissimo. Ma noi combatteremo contro di lui. Vai! Sono in due. Si può fare. Ok, sono di fuoco. Avete già capito cosa farò dopo, giusto? Con lui. Magia. Yeah. Elementale. Mi fa un sacco di danno. Vai, 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 vai. Uccidili. X e Y. Il trucco è farlo andare tutto a sinistra, il pulsante da premere. E poi... bam! E fai sempre perfect. Wow. 150 di esperienza. Level up! Level up! Level up! Wow. Ok. E... now. Sì. E qui. X. Did you get used the cannon? Sì, l'ho fatto prima. Però volevo provare. Allora, 1, 2 e 3. Io voglio andare qui. Esatto. No! Mi sono buttato. Meno male che non c'è il danno da caduta. Quindi noi potremmo anche skipparlo questo qua, lo sapete, vero? No. Volevo skipparlo, ma non ce l'ho fatta. Beffetto! Beffetto! B and O. Oh, questo è premuto un po' troppo presto. E così ci siamo. Scompari, grazie. Ottimo. 24. No, ho sbagliato. Scusa. 1. No, con 1 in D&D ti spari nei piedi. Diventi zoppa a vita. Dipende dal Dungeon Master. Ok, vediamo cosa c'è qua sopra. Nulla. Era solo per saltare di qua, saltare di qua. E skippare il mostro? E abbiamo un altro pellicano, signori. E poi... questo. What kind of things are you gonna using? Ok. No, andiamo a salvare quel coso da solo. Aspetta. Voglio vedere subito questo qui. Via. Andiamo a salvarlo. Fanno malissimo. Sono in tre, oh. Allora. Magia dell'acqua a lui. Tutti good. Doppio del danno. Lui dovrebbe morire a questo turno, infatti. Adesso manca lui. 21. E lui facciamo così.
un attacco semplice, non voglio sprecare punti magia. E adesso dovremmo vincere. That's it. Uff, mi hai salvato e ti offre qualcosa. Perfetto. Barriera gemma magica nullify. Ah, good. Quindi character status, questa qua, e gli mettiamo la barriera a lui. Bene signori, io direi di finire il nostro gameplay qui con questo bruttissimo salto. Qui ci sono slime ancora più pericolosi. Quindi 1, 2 e 3 con la capriola. Andiamo qui e c'è un altro mob. E vediamo cosa c'è qui. Oh no! Volevo prendere la cesta da sotto. Dici, ma quando l'hai vista? L'ho vista adesso. Allora, catwash. Che cosa vuol dire catwash? X e B. Prendiamo la cesta. A. Fatto. Y e B. Cos'è quel fuoco lì? Ah, mi sono dimenticato di fare l'attacco magico, ecco perché. Aspetta. Doppio del danno? Vabbè, questo dovrebbe morire adesso. Esatto. Andiamo a scoprire cosa c'è alla cesta e poi ci salutiamo. Madonna, ti spacca le orecchie. E poi ci salutiamo perché credo che sia durato... È durato tantissimo questa preview, però vi dico... Sapete che io nelle preview non lascio assolutamente nulla a livello di review. Non dico niente perché lascio sempre a voi decidere se il gioco vi piace oppure no. Però vi dirò, questo giochino, che è un mix platforming RPG con un combattimento a turni, mi ha colpito un bel po', perché è proprio quello stile di combattimento. Sì, lo so, è semplice, lineare, non c'è problema, ok, quello che volete, però non è avete visto? C'era l'animazione da caduta, forse, quando sei nell'angolo? Ok, non lo so, però mi è piaciuto. E... Ma è solo un giudizio personale. Il resto spetta a voi se decidere di acquistarlo pure no o dargli un'occhiata. Vi lascio in descrizione il link di Steam e in Early Access ancora, ma uscirà a breve la release. E vi ricordo che sempre, come sempre, potete supportare il mio canale lasciando un like o un commento, e se vi va iscrivetevi. E vi ricordo che è sempre apprezzato e faccio tutto solamente perché io adoro i videogiochi. E come sempre, siete mitici. Alla prossima. Bye bye.